Buongiorno, da come avete visto nel titolo, oggi vi spiegherò come da tre piramidi possiamo costruire un cubo. Questa attività noi l'abbiamo fatta in classe e vogliamo dimostrarvi che è possibile da tre piramidi creare un cubo. Però prima spieghiamo. Le piramidi vengono da un gruppo chiamato poliedri. I poliedri sono solidi delimitati da poligoni, in modo che ogni lato di ciascun poligono sia esattamente in comune con due poligoni. Dopo i poliedri c'è il gruppo dei prismi. Un prisma è un poliedro con due poligoni congruenti come basi, che sono posti su un piano parallelo e connessi da una serie di parallelogrammi, tanti quanti sono i lati del poligono di base. E infine vengono le piramidi. Le piramidi sono dei poliedri formati da un poligono, detto base, e da tanti triangoli quanti i lati della loro base. E poi ci sono i cubi. I cubi sono particolari, perché grazie alle piramidi possiamo formare tutte e sei le facce di esso. Perché con queste tre piramidi, anche se ognuna di loro ha il proprio volume, sono uguali, hanno lo stesso volume, però messe insieme equivalgono al volume di un cubo. Perché queste piramidi sono anche connesse a un cubo? Beh, perché la loro base è un quadrato, perciò possono essere una faccia del cubo. Poi, la loro altezza è uguale a una dei lati del cubo, della loro base. Poi, il loro vertice è esattamente sopra a uno dei vertici della loro base. Come potete vedere, queste piramidi sono delle piramidi nelle quali uno spigolo laterale è esattamente all'altezza della piramide stessa, cioè perpendicolare alla base. Però non sono particolari solo per questo. Ciascuna piramide ha 5 facce, due triangoli rettangoli, isosceli, congruenti fra loro, e altri due triangoli rettangoli, congruenti. Se noi uniamo queste tre piramidi, noi avremmo un cubo. Con questo cubo si vedono tutti i lati, tutte e sei le facce del nostro cubo. Un'altra Queste particolarità piramidi di queste piramidi riescono a riempire è che tutto lo spazio interno del nostro cubo. Per questo possiamo dire che si può fare una cosa del genere. Possiamo dire che tre piramidi possono formare e completare un cubo regolare. Grazie per la vostra attenzione.